Ehi, sto cercando il detective Mackey. Mackey? Ah, non mi dice nulla. Tipo anziano, con i baffi. Amico, o hai sbagliato distretto o ti hanno preso in giro. Già, mi hanno preso in giro alla grande. Detective Mackey, o dovrei chiamarti Walter Hardy? Ehi, non giudicarmi. Ho fatto solo ciò che era giusto. Tua figlia ti crede morto, lo sai? E tu lascia che lo creda. Per il suo bene. Affare fatto? Affare fatto? Mi hai appena ingannato. Perché dovrei aiutarti? Perché sei un bravo ragazzo. Abbi cura della mia piccola. Ah, sono un credulone. Dovrei diventare cinico e sprezzante come il resto del mondo. Salve a tutti amici e ben ritrovati, siamo Smitter e eccoci qui per un episodio di Mamba e Spada, continuiamo la nostra serie di DLC con il secondo capitolo, Territori Contesi. Nel primo capitolo abbiamo visto come Felisa alla fine muore, io ho messo la parte con un nuovo video, in realtà è solo il finale del sesto episodio, beh lascia non stare questo, anche se però lei sorridendo, dicendo che ha fatto le carte nuove vite, mi fa pensare male, non che lei abbia nuove vite e che lei non è come il... Catwoman che è stata diciamo cambiata, era un gatto, ma qui è una brava ladra con ottime abilità fisiche e un ottimo costume, ma niente di più niente di meno, quindi insomma, lei sapeva della bomba di Hammer, sapeva di tutto e quindi ha fatto una cosa per sparire senza lasciare traccia, sì che i suoi nemici non la seguissero. Ma ora abbiamo il secondo del capitolo che è Territori di Contesi e con Hammer che visto alla fine del scorso episodio ora sarà protagonista. L'escalation di violenza nella guerra tra Hammerhead e il Magia trascina in questo conflitto tra Banda anche Yuri Watanabe, la più fedele nonché unica alata di Spider-Man all'interno della polizia. Infatti abbiamo visto come Hammerhead, dopo la dipartita di Fisk, il Magia vuole a tante famiglie che ne fanno parte, che magari fra l'un e l'altro si scontrano per avere il potere, e Hammerhead è uno di questi che vuole il potere. Ha ambito al ricchezza del Magia, se loro avevano tutti i loro ricchezze unite in un unico conto, con le chiavette che ognuno aveva la chiavetta per sbloccare il conto, e quindi ora lui non aveva più questa ricchezza, vedremo cosa farà per prendere il potere e prendiamo il posto di Fisk, mettiamola così. Un destino nuovo, un nuovo episodio, vediamo cosa accadrà e per scoprirlo passare avanti, quindi bando le ciance e chi viaggia inizio, let's go. Però prima, no, vorrei finire così qua, ma mi sa che lo farò per i fatti miei ragazzi. Anche cambiando i capitoli si cambia totalmente le mappe, cioè vedete qui, è tutto cambiato. Tutto cambiato, qui c'è il Mangia, viene il Mangia, mentre ora con noi sì, cambierà tutto. Quindi ragazzi andiamo a Territori Contesi, let's go. Cosa deve fare, scusami? Ah, perché... deve finire qui. Ora potrei cambiare. Ok, ora si cambia. Andiamo. Capitano Yuri Watanabe, rapporto sul caso. Felicia Hardy, nota come Black Cat, è scomparsa. Forse morta. Si era alleata con Hammerhead del Magia per ricattare i vertici delle altre famiglie. Ma ha commesso l'errore di tradirlo. E così il padrino si è vendicato usando le armi della Sable. Hardy e le prove ricattatorie sono entrambi spariti nell'attacco. Ora Hammerhead vuole la testa degli altri boss. Non potendo più ricattarli, è come si suol dire andato ai materassi e spera di eliminare gli altri padrini con la forza. Per farlo, ha pensato di impossessarsi delle armi pesanti lasciate in città dalla Sable. Abbiamo requisito tutto l'equipaggiamento possibile, ma la situazione è seria. Infuria una guerra tra bande, New York è sotto il fuoco incrociato. Ma la fortuna comincia a girare. Il Magia ha bloccato Hammerhead nel vecchio sanatorio di Harlem. Se teniamo impegnati i suoi uomini con un diversivo, potremmo infiltrare una squadra nell'edificio e prenderlo vivo. Abbiamo una sola occasione. Vediamo di non sprecarla.
Oh, ragazzi, io adoro questi inizi tipo da film giallo, esplicativi, come protagonisti. Co-protagonisti, che se prima era MJ la co-protagonista di Spider, qui c'è la nave. Ci siamo quando vuoi. Ricevuto. Unica alleata di Spider-Man, diciamo. Pronti, signori? Spidey, guarda qui. Oh, che carino che sei. È contro il regolamento. Scusi, capitano, è un regalo di mio figlio. È raro lavorare con un supereroe. Chiuderò un occhio per questa volta. Ora pensate alla missione. Sì, signora. Comincia la festa. No, ma bello sparare che collabora con la polizia. È stupenda questa cosa, devo dire. Una cosa da dire, il fatto di Annesimo Materassi è una citazione che vedremo anche in altri film mafiosi, come ad esempio Il Padrino, in cui quando Sonny Corleone, figlio del padrino di Don Vito Corleone, quando il paese è stato attaccato, lui fa la guerra e poi si dice Annesimo Materassi, perché tutti vogliono stare sullo stesso palazzo, dormire insieme, e quindi è sempre pronti all'azione, per questo sono tutti uniti. Una citazione, direi, molto storico. Non so quando sia vera questa citazione, ma già prende la citazione di un film come Il Padrino, che è un colossal, e mette questo gioco, ragazzi, mi level up un po' il tutto. È lui! È il ragno! Avete letto L'Arte della Guerra, il capitolo sull'inganno? No? Meglio. Vabbè, vi fa anche che l'arte della guerra, vabbè. Ciao. Ciao, vabbè. Ma che gioco è? È proprio la citazione di Shang-Chu, si chiama l'arte della guerra. Non riesco a credere che Amered abbia scelto per base un sanatorio in rovina. Lo so, ma... E' tutto fatto, no? Ti schiaccio come un insetto. Oddio. Sotto la brezza. La smettiamo con queste battute? Vabbè, può essere cosa sei vuole più nuove, dai. E che sei? Oh. Vivo sa che avete preso in prestito i suoi scudi. Siamo deciso di farti male. Finale. Possiamo... mi usiamo questo finale per così qua, ho capito. Salve ragazzi, da posto. Come va? Si vedono anche scudi più belli. In aria! Finiamola qui. Ok. Colpi non finire. Ah, sì. Sono un esibizionista. Wow, ho fatto 100 colpi, non ci credo. Dove vai tu, ciccino, bello? Dove vai? Ti bloccare, va. Bene, tutto liscio come previsto. Quindi 100 colpi fatti. Ora posso raggiungere Yuri. Entra nel sanatorio, da là. Dai. Vediamo un po' come sta qui Amred, il caro amico Amred. Entra da qui. Ovviamente mi piace questa parte iniziale con... Ehi Yuri, fuori è tutto sotto controllo. Lì come va? Aia. Forse non ha un buon segno. Non mi riceve. Forse è nel seminterrato. Meglio andare a cercarla. Non ha un buon segno. Fatto dire spade. Sparato, andiamo pure. Carino qui. Inquietante al punto giusto. Sì. Di sicuro niente fantasmi. Yuri sa come muoversi. Ma qui c'è qualcosa che non quadra. Esatto. Devo trovarla immediatamente. Spero che non salti fuori un fantasma dal bagno. Ne farei a meno. Qui no, di qui torniamo indietro. Allora di qua. Qui tutto chiuso. Vedi che è tutto quello distrutto, forse anche fatto apposta per chiudere le strade. Non tutti i vecchi sanatori sono infestati dai fantasmi dei pazienti sottoposti a tortura. Ma questo scommetto di sì. Ehi Yuri, mi ricevi? Beh, provare non costava niente. Nel territorio del Maggia
senza conseguenze. E invece no. Questa città è nostra. È nostra. E nessuno può sfidarci. Si parla durante le infiltrazioni. Sono d'accordo con te. Sembra la base operativa di Amred. Ma lui non c'è. E neanche io. Si stavano giocando i quartieri per stabilire le nuove gerarchie dopo la caduta delle altre bande. Beh, tanti auguri. I newyorkesi sono allergici agli ordini. Assurdo sta cosa, eh? Si giocavano i soldi con le carte, bella musica degli anni 80. Oddio. Gli altri padrini. Sì. Raffinato. No, perdo ancora. Don Maucchio. Don Maucchio. Don Cicero. Big C. Lurido come avvocato e persino peggiore come essere umano. Ah, 15 di più o 30. Don Costa. Ha rovinato decine di famiglie innocenti. Meriterebbe una lezione. Don Fortunato. Il vero boss del Maggia. Pare che suo figlio voglia lasciare la banda. Don Fortunato. Che bello Don Cicero. Oddio. Yuri! Pessimo segno. Devo trovarla e subito. E dove si va? Di là. Da dove spunti? Serve una scorciatoia. Poliziotti ovunque. E c'è anche il ragno. E noi li facciamo fuori. Ammazziamoli tutti. Sai cosa c'è nella stanza? No. Devo togliere di mezzo questo rompiscatole. Siamo qui solo di guardia. Stai non comodo, eh? Entrare. Davvero? Comodo, comodo. Certo. Ci ha provato lui. Amred gli ha quasi staccato un orecchio. Quella con la stanza testa è sorvegliata. Forse Yuri c'entra qualcosa. Sì, ok, ho capito. Alice, visto c'è uno solo, quindi andiamo a attaccarlo alle spalle dell'uomo solo, poverino. Vieni. Non devo dare nell'occhio. Ok, e siamo in azione. Ok, ora gli altri. La sono in due. Quello sono due e uno. Ho un'idea. Tu lo bloccati, perfetto. È a terra. Non mi vedete. Allora. Quelli si sicuro. Tu sei pure sicuro, vero amico mio? Bravo. Ciao bello. Tutto fatto. E anche questa è fatta. Ora perché Amered ha lasciato qui di guardia i suoi sgherri? No, scopri insieme. Tecnologia Sable. Ma cos'è tutto il resto? E com'è finito nelle mani di Amered? Qui ci sono troppe attrezzature per le dirette. Questa è una novità. E mi sembra troppo professionale per Amered. Confidenziale tutto cos'è? Telecamere. Mi aiuteranno a trovare Yuri. Devo entrare lì dentro. Ok, entro da lì allora, va bene. Usano il vecchio sistema di sicurezza. Andiamo, Yuri. Io sono un gentiluomo. Prima di entrare, busso sempre alla porta. No. Ma voi vi siete infiltrati come serpi. È il problema dei poliziotti di oggi. Nessun rispetto. Vigliacco! Certo, ai tempi avevamo il vostro rispetto. Era un gioco di ritorsioni. A ciascuno il suo ruolo. Ci temevate. Ma ora... Ora ve
Pensate di poter vincere senza sforzo? Invece deve tornare la paura. Getta l'arma! Mani dietro la testa! E se rifiutassi? Capitano, mi dispiace. Arma a terra! Ecco. È questa la paura. Ora, capitano, ora! Yuri! Yuri, dove sei? No, raga, la pelle d'oca. La pelle d'oca. Cioè, ci prendo un personaggio ora. Tanto facciamo stare davanti agli occhi. Drake. Grilletti caldi. Attacco a sorpresa. Yuri. Sicura di stare bene? Sì, ho solo bisogno di rimettermi in sesto. Lascia fare a me. Posso trovare Hammer e scoprire cosa ha in mente. Tu pensa a riprenderti. Sì, sarebbe l'ideale. Devo chiamare le famiglie degli agenti e avvisarle. Ma non tagliarmi fuori. Se scopri qualcosa, voglio essere messa al corrente. Promesso. Lo fermeremo, Yuri. Non mi basta. Deve pagare per i suoi crimini. Lo vuole distruggere, ovviamente. Hammered ha colpito nel vivo. Non può continuare a seminare il caos. Ho sentito che i suoi uomini bazzicano spesso il bar senza nome. Bel nome. È un buon posto per iniziare la caccia. Allora, ragazzi, mi è venuto così Hammered, un tizio alquanto pericoloso che sembra, quanto ho sentito, non avere una placca di ferro in testa, perché quel rumore era una placca di ferro. Il nuovo costume, wow, Armor MK1, ma guarda questi, wow, ma no, questo è bellissimo, questo sarà... No, devo sbloccarli tutti, non mi interessa... E mi sono che vediamo un po' ci dà i personaggi, ci dà Hammered, vediamo un po'. Eccolo qui, il buon Hammered, nascita in Russia, bossecchino Joseph Mr. H. Pseudonimo, ma questo non si sa. Hammered è uno dei più potenti e aspettati boss del Mancia. Da giovane fu pestato a sangue e da dove è morto, ma anche lui, il nome è Jonas Arrow, gli salvò la vita impiantando nel cranio una placca in lega d'acciaio, che insomma abbiamo sentito botto e come faccia distruggere e uccidere persone con la testata. Non so se Hammered fosse già un maniaco omicida o se l'incidente abbia stravolto per sempre il suo equilibrio mentale, ma non si fermerà di fronte a nulla pur di assoggettare la famiglia di Mangio. Forse che è suo picchiato a sangue, quindi lo deve vendicare, non lo so. Forza incredibile, abbiamo visto come alzava un uomo con una sola mano, cioè mente molto forte. Cranio pro di proiettili, aspetto cecchino, picchiatore letale, zero scoop, quindi una persona quanto pericolosa, ragazzi, pericolosa. E so come Yuri era molto distrutto, che è successo, anche il tenente Drake che ci ha lasciati. Sarà difficile. Mentre gioco avremo altre possibilità di incontrare missioni da fare in questo gioco, c'è cioè secondarie, questo per Felice, se... perché ero uno, sarà creato due con altre attività da fare. Ma noi andiamo al nostro nuovo bel costume, adatto appunto a questo capitolo. Andiamo, ragazzi. Altro giorno, altro inestimabile monumento di New York distrutto da Spider-Man, il prodigioso arrampicamuri. Il sanatorio di Harlem era nelle migliori condizioni? No!
I dottori di un tempo hanno commesso orribili atrocità sui pazienti? Probabilmente, ma questo dà forse il diritto ai giustiziari in spandex di saltellare giù Livi e profanare un pezzo della nostra storia? Io credo di no! È nostro dovere, o meglio nostra responsabilità, conservare i retaggi più vergognosi del nostro passato, perché è quella l'America che mi fa sentire a casa. Come ho risposto alla mia dottoressa, che mi suggeriva di calmarmi, mai e poi mai! E vi spiego perché. Sono sicuro che la polizia avrebbe potuto gestire gli insignificanti screzi nel sanatorio senza la forza distruttiva del ragno e delle sue folli armi. Cosa ne pensi, New York? No, ma bella storia che lui è dando una colpa. Cioè, prima c'è lì un diamante che erano su tutto il sanatorio, l'avevano distrutto. È più anche un simbolo di cosa di atroce. E dico, lui va andando al fiero. Grande JJ, magari dicevi che è un esempio da non fare, magari no. Ne va fiero, va bene. Anzi, siamo qui che c'è un obiettivo di sbloccare molta gente. Ma 10. Guarda come saluta la grande, il nostro Spidey. E lo farei così quasi. E siamo qui al nostro obiettivo. Il bar senza nome. Stupendo nome. Ma che ho una toletta? Eh no. La parola d'ordine, fammi entrare, idiota! Niente male. Ci ho lavorato parecchio. Il bar senza nome. La bettola bazzicata dai peggiori criminali di New York. L'ultima volta che sono stato qui, la rissa è durata quasi tutto il weekend del Labor Day. Ma ora ho te, mio piccolo adorabile amico. No, davvero, questo è fighissimo. E stiamo là con lo Spider-Bot. Qualcuno qui deve sapere cosa ha in mente Ammered. Potrei mettermi a origliare le loro conversazioni. Madonna, niente armi, risse o poteri, eh? Forse è pretendere troppo da questi clienti. Sì, ma io non voglio lasciare. Eh sì, belle regole. Mi spiace, ma le regole sono queste. Le armi devono restare qui. Ok, ma io non voglio. Ok, Spider-Man. Scusa tutto fare del Maggia che dovrà ripararla. C'è troppo brusio. Dovrei filtrare le ricerche per le parole chiave Maggia e Ammered. Devo isolare i loro timbri vocali. Ma bellissima cosa. Vediamo cosa hanno da dire. Attenuazione rumore. Finalmente siamo liberi dal Maggia. Ammered è il futuro di questa città. Non ti sembra tutto troppo strano? Cosa? Beh, quello che sta facendo a se stesso. Il progetto Olympus non è naturale. Perché? Il tuo tatuaggio è naturale? Dai, è diverso. Ok. Non vorrei sbilanciarmi, ma ho l'impressione che qui i laureati si contino sulle dita di una mano. Ho detto Olympus, ragazzi, hai visto quella cosa strana blu conferenziale? E dico loro che Ammered vuole farsi qualcosa a se stesso. Se ha qualche miglioramento genetico, non lo so. Però certo è molto preoccupante come cosa, devo dire. Dove devo andare, mo? Non devo sbattere, sennò qui mi beccano. Ah, bravo, guarda, guarda. Ti vuoi una birra più tardi? Sì, sì. No, mi tocca il baseball. Cioè? Ti vedi una partita? No, no, gioco io. Torneo tra di noi. Che bravo. Giuro su mia madre, vinciamo sempre. Che devo fare? Scusate. Scusi. Oh, qui è chiuso. Ah, di lì, ok. Ok, camerieri. No, mi hanno scoperto. No. È stato allarme, no. Io posso distrarli. No, si cosa come si gira? No, fermati. Ti va una birra più tardi? No, mi tocca il baseball. Cioè? Ti vedi una partita? No, no, gioco io. Torneo tra di noi. Qualcuno di questi tizi deve conoscere. Non voglio fare polemica, ma questo posto è andato in malora dopo la guerra con il Maggio. Sai che è rimasto solo un tipo di birra? Beh, mi consolerò con il prezzo e il pan. Ah, mi hanno finito la settimana. Che? Chiacchiere inutili, non vi meritate neanche un grazie. È da pazzi. Tutti i padrini del Maggia nello stesso posto. Quei babbei si credono al sicuro. Ma il capo gliela farà vedere. Dopo averli fatti fuori, sarà lui a guidare il Maggia. Stupidi padrini. Se Ammered elimina i padrini, prenderà il controllo del Maggia.
Devo trovarli prima di lui. Forse qualcuno sa dove si nascondono. Isoliamo la conversazione. Senti, per l'attacco ai padrini, dove ci troviamo? Ti hanno dato istruzioni? No, ma quello nuovo dice di saperlo. L'ha sentito personalmente da Ammered. E perché l'ultimo arrivato è più aggiornato di noi? Io gli spacco i denti. Spero proprio che il novellino sappia dove sono i padrini. Forza, novellino, credo in te. Neanche per sapere dove sono, dobbiamo seguirli. Non ci può vedere. Cos'è? È ora di filare. Via. Ecco. Devo isolare le loro onde vocali. Conoscente. Gira voce che sai dove siano i padrini. Parla piano. È solo che... No, non lo so. E dai, novellino. Visto? Ci avrei scommesso. Aspetta, però so chi lo sa. Vinny e Gino. Sono sul retro. E non vogliono dirlo a nessuno. Sai che novità? Vinny e Gino sanno sempre tutto. Non dare aria alla bocca, novellino. Vinny e Gino, eh? Devo arrivare sul retro e scoprire cosa sanno. Va bene. Allora, la porta vicino al flipper da sul retro. Devo solo aprirla. Quale porta? Ah, quella. Ok, nascondiamoci. Comunque, vero. Si gioca proprio tutto. No, Dino! Vado subito. La sua apri. Bravo. Scusate, permesso? Un altro fusibile. Che succede lì dentro? Quindi ci sono quelli. All'opera. Beh. Sono all'opera. Le attività di Ammered. Devo dare un'occhiata a quella mappa. Tra la distilleria e l'autofficina, Ammered sta per assolti per anni. Esatto. Una volta finito qui, devo chiamare MJ. Mi state guardando. Conoscere andare. Queste basi per i suoi articoli sulle attività criminali. Va bene. Ok, forza. Devo trovare Vinny e Gino per scoprire dove sono nascosti i padrini. Eccoli là, non farti vedere. Non mi hai visto, ne cavolate. Oddio, i panni no. Schifus. Hai sentito questa storia del progetto Olympus? Già, e non mi piace. Invece è interessante. Rischia di farci ammazzare. Progetto Olympus? Perché ne parlano tutti qui? Perché sarà importante, no? Vinny e Gino, presumo. Quei due conoscono i piani di Ammered. Devono esserci degli appunti sul tavolo. È una postazione difendibile. Certo, dall'esterno. I padrini del Magia non hanno la minima idea di cosa li aspetta. Radio AM, vintage. Cavolo. E uno è andato, sotto con l'altro. Avranno una bella sorpresa. Come una festa di compleanno, ma più triste. Come... Potrei giocare con le luci. Stiamo scherzando. È la mia occasione. Ok. C'è una scatola eclettica? Elettrica, magari. È quello che ho detto. Hai detto eclettica, come mia zia con i suoi cani in più. I padrini sono nascosti all'Auerbach Theater. Devo raggiungerli prima di Ammered. Eclettica, non elettrica. Ora e resta ora? Nascosto, torno a prenderti dopo, okay. Con qualche litro di candeggina. E ok, sapevo sono i padrini e questo è l'importante. Hey, Andrew, sono Peter. Sì, Pete, ho il tuo numero in rubrica. Non devi dirmelo ogni volta. Giusto, ovvio. Ascolta, so che sei al lavoro su quel pezzo sul Maggia. Ho qualcosa che potrebbe tornarti utile. Sì. Ho localizzato 4 attività di Ammered. E scommetto che non c'è niente di legale sotto. E con quali soldi pensi di scommettere? Ma apprezzo il pensiero. Mi ci dedico subito. Posso occuparmi io della parte noiosa. Ti tengo informata, ok? Saresti un tesoro. Sono con l'acqua alla gola. Ci sentiamo presto. E allora... A tutte le unità servono rinforzi. Va bene, ok, allora. Quindi abbiamo qui le mie secondarie che sono proprietà di Ammered. Che bello, sembra Frankenstein. Poi c'è qualcos'altro, mi sembra? No? Altre si faranno, magari con qualche messaggio secondario... Che ho visto come Scrapple, testoni e testimoni, ragazzi. Allora, direi che oggi sono finito qui l'episodio. Abbiamo visto come Ammered è letale, pericoloso. E c'è questo progetto Olympus che davvero mi preoccupa. Perché è una specie di come dire,
oggetto, un contenitore gigante dove incitare una persona, forse lui vuole fare delle modifiche genetiche o a se stesso, visto che diciamo che lui rischiava, o anche ai suoi soldati, ai suoi uomini, per rendere più forti, non lo sappiamo. Il fatto è che è una minaccia totale, lui può prendere il potere dei mangia, e non dobbiamo fermarlo anche per indicare il nostro caro Rake, tenente Rake, rimanendo sicuri. Un gioco che già parte bene, con bel DLC, parte molto bene con questa bella fase combattere contro Ahmed, e vediamo un po' come si andrà a sviluppare il Silver Link, ma finiamo prima territorio contesi, ma nel prossimo episodio. Quindi, invito a lasciare un like, a commentare, a dire la vostra. In caso non l'abbiate fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per ricevere notifiche nei video che usciranno, e vi ricordo di seguirmi sul canale Viola, dove farò delle live, e su vari social come Facebook, Instagram e TikTok, così per sapere di più sul mio lavoro, godervi altri contenuti e materiali da me offerti. Noi ci vediamo al prossimo episodio, la prossima vita è Rippas e chiudo.